Al Mariani Pavone di Pineto, la capolista città di Teramo va a caccia del settimo successo consecutivo per concretizzare la prima fuga stagionale, di fronte l'ambizioso Mutignano di Walter Piccioni, 11 punti in 6 gare per il tecnico, subentrato a Marco Cavicchia, 10 nelle ultime 4, fischia Fantozzi di Avezzano. Il campo bagnato rende faticoso il palleggio, dopo 50 secondi protesta il Mutignano per un atterramento all'interno dell'area di rigore, per il direttore di gara non c'è nulla, al 13° si fa vedere il Teramo con De Gidio che però viene anticipato dall'uscita bassa dell'ex Donateo. Il Teramo tiene il pallino del gioco, ma le occasioni latitano. La sensazione è che la partita possa essere sbloccata da un episodio o un calcio piazzato. Infatti alla mezz'ora, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra calciato da Palumbo, la rasoiata di Ferraioli non lascia scampo a Donateo e compagni. 1-0 per il Teramo, che non si accontenta e cerca di raddoppiare 2 volte con Palumbo, ma Donateo è attento in entrambe le circostanze. Nel mezzo le proteste biancazzurre per un presunto fallo di mano all'interno dell'area di rigore. Per Fantozzi non c'è nulla. Si va a riposo sullo 0-1 e le riprese di Manuel Centurame ci accompagnano ai secondi 45 minuti, che si aprono con il calcio di rigore concesso ai padroni di casa per un atterramento ai danni di Stella. Dagli 11 metri Prados Cabrera è glaciale e nel giro di una settimana punisce Teramo e Turris. La reazione del diavolo è rabbiosa, Sputore per 2 volte non trova la gloria personale. Al quarto d'ora ci prova anche De Gidio che converge verso il centro. Donateo così così concede il corner. Alla mezz'ora il Mutignano resta in 10 uomini per la seconda ammonizione combinata a Ippoliti. Il Teramo si riversa in avanti, guizzo di De Gidio dalla sinistra che propone al centro per Kovalonox. Sponda del Lettone a favorire Censori, blocca Donateo. Al 37° l'occasione creata dalla destra porta Sputore a calciare da ottima posizione, ma è solo corner. Pomante sostituisce Palumbo per Petrarulo, attacco pesante con Kovalonox. Proprio il Nentrato si libera alla perfezione in area, Donateo copre il primo palo. Nulla di fatto neanche al 90° quando l'occasione è clamorosa. De Gidio imprendibile sulla sinistra e confeziona per Petrarulo, che a botta sicura da 2 passi colpisce Kovalonox. La sfera torna indietro, Cangemi prova con il piattone, Donateo blocca. Dentro anche i caramella per Censori, 4 minuti di recupero che in realtà diventano 3,5, nei quali prima Bozzi deve disinnescare un calcio di punizione insidioso di Mariani, e poi sull'altro versante Donateo si oppone ancora a Sputore. Termina 1-1, con il Mutignano che si dimostra osso duro per tutti, mentre il Teramo allunga momentaneamente a più 4 sulla Turris. Nel finale episodio da segnalare con il capitano del Mutignano Valentini, che ha provocato il tifo teramano, salvo poi uscire dagli spogliatoi per chiarire. No, è normale, perché bisogna vedere l'occasione, sono 2 punti persi, però oggi, visto il terreno di gioco, visto la squadra avversaria, mi accontento anche del pareggio. Dispiace perché potevamo vincere, però sono contento pure della prestazione. Non abbiamo fatto una grandissima prestazione dal punto di vista tecnico, ma lo sapevo. Però, come ho detto prima, di fronte a una squadra forte che veniva da un ottimo risultato con la Turris. Dispiace, però sinceramente io guardo il lato positivo, vedo il bicchiere mezzo pieno, perché allunghiamo la striscia positiva, siamo sempre davanti al di là della Turis che non ha giocato, quindi non è un problema, però mi è piaciuto oggi l'atteggiamento dei ragazzi, perché questa partita 3 mesi fa la perdiamo 3-1, invece di pareggiarla, perché a differenza di Fontanelli oggi siamo stati intelligenti a non dare occasione alla squadra avversaria, è normale che dovevamo essere un po' più cattivi sotto porta, però oggi su questo campo non era facile, credetemi, non era facile, i ragazzi ci hanno messo tutto, però dai, sono contento della prestazione. Ma è normale che dovevamo essere, anche se il campo era brutto, un po' più lucidi in fase di possesso, perché gli spazi c'erano. Eravamo un po' troppo frettolosi nel buttare palle in avanti, perché loro sapevano che avevamo giocatori, soprattutto come De Gidio davanti, forti nell'attaccare a profondità. Appena recuperavamo palla, loro scappavano e si creava quel buco tra centrocampo e difesa che noi li dovevamo andare a sfruttare meglio. Nella fase di riconquista dovevamo essere bravi prima, invece di attaccare subito a profondità, nel venire incontro e poi aprire la linea avversaria, però questo l'abbiamo fatto di più nel secondo tempo, però dispiace, però dico che se io dico la sincerità, io del risultato sono contento, mi aspettavo la vittoria visto pure le occasioni che abbiamo avuto, volevo la vittoria, però ci sta perché di fronte abbiamo una buona squadra, ma è normale, l'abbiamo dimostrato pure in altre partite, questa è stata la nostra forza, è normale che come la partita di Mociano siamo riusciti a chiudere la partita, andare in vantaggio e vincere la partita, oggi non ci siamo riusciti, peccato, però è normale che potevamo fare di più, ma potevamo fare anche di meno, Sì, ma come sempre, noi nonostante il campo abbiamo giocato, abbiamo cercato di giocare a calcio, però non era facile, Antonio Donateo ha fatto 2-3 ottimi interventi,
Loro hanno fatto gol su un episodio, non so se c'era o non c'era, non mi interessa il rigore, se l'abito ha fischiato è giusto così. Loro ci potevano mettere in difficoltà su una palla riconquistata, perché appena riconquistavano palla attaccavano sempre profondità, noi questo lo sapevamo e abbiamo reagito al meglio. È normale che dovevamo essere più cattivi sotto porta, però ci sta, non tutte le partite puoi fare 4 gol, l'importante è giocare bene, l'importante è creare, e poi noi abbiamo giocatori davanti che hanno qualità, quindi speriamo che si sbloccheranno dalla partita prossima. Ma ci può stare, perché Petralulo ha caratteristiche diverse da Nikita, è una prima punta però è più di movimento, al contrario di Nikita, quindi potrebbero giocare pure insieme. No, nessuno, le partite si possono vincere, quando non si può vincere è importante non perdere, noi dobbiamo continuare il nostro percorso, sappiamo quello che dobbiamo fare, oggi loro sono stati bravi, sono due partite che ci mettono in difficoltà, una squadra che gioca bene, su un campo difficile, ma difficile per noi, difficile per loro. Abbiamo fatto fatica negli ultimi metri, però non avevamo neanche la possibilità di giocare e esprimere il nostro calcio. È stato bravo il loro portiere. È stata una bella partita, una partita di altri tempi, ci siamo divertiti a vedere i ragazzi combattere. Sì, ma la squadra alla fine ha cercato di giocare il suo calcio. Poi c'è sempre l'avversario, ci sono stati degli episodi favorevoli, sfavorevoli, però il punto penso che alla fine ci può stare, potevamo sfruttare la superiorità numerica, non ci siamo riusciti, andiamo avanti, adesso ci prepariamo per domenica. Ma sono cose che io non voglio commentare, sicuramente il ragazzo ha fatto un errore purtroppo programmato, quindi questa è una cosa che non devono succedere, perché poi possono succedere cose più antipatiche che il calcio dovrebbe completamente cancellare. Però cancelliamo questa pagina, pensiamo alla partita, è stata una bella partita combattuta e niente, per il resto non, di altre cose faccio parlare gli altri. Ad Emanuele io sono strafelice, sapevamo il suo attaccamento alla maglia, lo sta dimostrando, è cresciuto tantissimo nel tempo, all'inizio ha giocato poco perché ancora non prendeva i tempi in mezzo al campo. Adesso è un ragazzo che fa parte in maniera integrante in questo gruppo e adesso dobbiamo continuare così. Importante chi gioca gioca, che dia il massimo come fa lui, lui deve essere d'esempio per tutti quanti gli altri. Sicuramente come tutti gli attaccanti vivono per quello, ma lui deve pensare a giocare, oggi ha combattuto tanto, ha giocato tanto per la squadra e i gol arriveranno, è importante che arriveranno nel momento giusto, ci sono stati tanti giocatori anche in Serie A che per 10 partite non hanno segnato, è importante che la squadra ottenga il risultato, poi arriveranno anche i gol suoi e esulteremo insieme a lui. Sì, è stata una vera e propria battaglia, oltre per la difficoltà dell'avversario ma anche per il campo. Credo che per 70 minuti abbiamo fatto partita alla pari, anche se la supremazia ce l'aveva il Teramo, come era giusto che sia, e poi è stata sofferenza pura per gli ultimi 20 minuti, dove per far risultato con una squadra del genere è bisogno anche di quel pizzico di fortuna che credo nell'ultima occasione, anche grazie a una grande parata di Donateo, abbiamo avuto. Però penso che per la prestazione e l'impegno della squadra sia un punto strameritato. Ma guarda, io sono arrivato da 6-7 partite, credo che questa è una squadra che ha dei valori. Purtroppo la differenza con il Teramo è abissale, ripeto quello che ho detto in settimana, stiamo parlando di una squadra che si allena 5 giorni a settimana di pomeriggio contro degli operai che si allenano alle 7 la sera, quindi credo che bisogna fare un monumento a questi ragazzi, perché sono andati oltre le aspettative e credo, pur al cospetto di una grandissima squadra, che sia un punto non rubato ma meritato. Ma guarda, il campionato è corto, le partite sono tutte equilibrate, io credo che dobbiamo continuare a guardare partita dopo partita, dobbiamo tirarci fuori nel più breve tempo possibile dalla situazione complicata, perché ripeto, sono arrivato che eravamo quart'ultimi o quint'ultimi, non mi ricordo, e basta sbagliare due partite per tornare indietro. Io dico sempre ai ragazzi che bisogna pensare da dove siamo partiti per cacciare fuori quel qualcosa in più e fare la prestazione per non tornarci. Ma a livello motivazionale credo che non c'è bisogno di caricare la partita, è normale che i ragazzi sanno che devono fare qualcosa in più, perché la normalità con queste squadre non basta, e credo che in due partite abbiamo affrontato due grandissime squadre, anche se differenti tra di loro, e ce la siamo giocati quantomeno alla pari. Mi viene da sorridere perché sento sempre la stessa domanda e dico che la Turris è una squadra forte, fortissima per la categoria, il Teramo è due categorie superiori, quindi non scherziamo, non facciamo queste domande, perché credo non ci sia paragone tra le due squadre. Poi è normale che
le partite vanno giocate, vanno vinte, però non, credo che alla fine purtroppo la Turris è una squadra forte di promozione e il Teramo una fuoriserie.